La città di Fano si appresta a vivere gli eventi che faranno da contorno agli ultimi giorni prima di Natale, ma si pensa anche alla programmazione della serata del 31 dicembre per un capodanno allegro e frizzante. Sotto la direzione affidata per l'occasione ad Exit Music Eventi sul palco di Piazza 20 Settembre, Marco Zingaretti, presentatore di Miss Italia Marche, e Lara Gentilucci, promotrice del programma Giro Marcando di TV Centro Marche, condurranno un grande show tra spettacolo, danza, musica e comicità, che vedrà al timone Francesco Capodacqua, artista dalla coinvolgente simpatia sullo stile Fiorello. Ma non mancheranno sorprese e artisti provenienti dal mondo di Amici, di Zelig Lab ed altri contesti nazionali, sui quali gli organizzatori mantengono ancora il riserbo. Il 2016 sarà festeggiato con un grande brindisi di mezzanotte, offerto da Exit Music a tutti i presenti. Poi, durante la serata, saranno proiettate immagini della città inviate dai cittadini per il concorso denominato Fano in un click. L'iniziativa, che ha l'obiettivo di raccontare i propri ricordi e le esperienze legate a Fano, vedrà la premiazione di 3 finalisti e sarà il pubblico a decretare il vincitore con un applausometro. Dopodiché il palco sarà invaso dagli amici del San Costanzo Show, che quest'anno porteranno in scena al Teatro della Fortuna lo spettacolo San Silvestro Show. Il 31 dicembre andrà in scena un vostro spettacolo al Teatro della Fortuna. Ma che cosa ci fate qua a Fano, al presepe di San Marco? Siamo qui perché noi stiamo trattando la cessione di Bertulli, è vero, come tutti gli anni qui al presepe, lui fino al 31, e poi ce lo ridanno. Sì, noi siamo molto impegnati, non facciamo solamente teatro, a Capodanno il Teatro della Fortuna, ma abbiamo anche qui del lavoro da fare. Abbiamo Bertulli, il nostro grande comico, che viene a fare la statuina, quindi venite a vedere pure il presepe di Don Marco. Davide, vieni a vedere, ecco lui. Ecco, vedi, va, ecco l'angioletto, lui fa l'angioletto qui al presepe, voi venite, potete vedere come va su e giù, va su e giù, va su e giù. Grazie Davide, grazie. Ma non solo, noi abbiamo, e Davide qui lavora tantissimo. Quante ore fa qua al presepe? Sono 18 ore fa. 18 ore, lui c'ha 6 ore di sonno e poi 18 ore, perché qui c'è un grande afflusso. E poi capita che si intoppa qualcosa, lui sostituisce lo spaccafelli, il fabbro, il pescatore. Come un tutto fare. Il tutto fare, sì. Nel frattempo che parliamo, volevo parlare anche del Capodanno. Non so se Davide è riuscito. Ecco, vedete, Davide che fa legname anche. E fa 5 ore l'angioletto e 5 ore fa legname. Perché un attimo per cambiare muscolo. Grazie Davide. E il Capodanno come funziona? Che posso dirti come funziona il Capodanno al teatro? Inizia alle 10 di sera. Lo sto dicendo io. Ma se vuoi lo dici tu, no? Inizia alle 10 di sera e praticamente c'è uno spettacolo che si chiama Ride bene chi ride l'ultimo. Ecco, prima dura fino alle 11:30, poi facciamo un gran brindisi nel foyer, capito? E poi dopo nel foyer ci sarà la mezzanotte, e mezzanotte e mezza si rinizia di nuovo lo spettacolo fino alle 2 di notte. Saranno 4 ore di risate, faranno il Capodanno con noi, brinderemo insieme a tutto il pubblico nel bellissimo Teatro della Fortuna. E la seconda parte si intitola Ride meglio chi ride il primo. Bertulli! Ecco. L'ultimo personaggio che fa il bue con la parrucca bionda, è proprio è un camaleonte, capite? È un camaleonte, si traveste in modo fantastico. Grazie Davide, prestito gratuito comunque. Il 31 però torna a teatro con noi, ci vediamo. Allora Simona, grazie di questa intervista, siamo molto felici di vederti. Dove sarai lui il 31 con noi? Sarò con voi, vi aspettiamo, 31 dicembre Teatro della Fortuna.